Siamo a Pescara, due parole anche sul Pescara che non è arrivato alla finale playoff di Serie B. Lei saprà anche di questo storico gemellaggio che c'è tra i tifosi del Pescara e del suo Vicenza. Sì, sì, è vero. Il Pescara tenta, però ci prova, quantomeno tutti gli anni. Ma anche qui fare il salto sappiamo che non è facile. Oggi la gestione delle società di B non è una gestione facile. Bisogna essere bravi. Bisogna avere capacità nel sapere fare le squadre, acquistare, insomma occorrono persone molto valide, ma il Pescara aveva un'ottima squadra quest'anno, un ottimo allenatore, insomma ha cercato fino alla fine, sai, poi quando i valori sono simili delle volte basta poco, difatti abbiamo visto come ci è arrivato il Verona su dopo aver perso 2-0 col Cittadella, è riuscito a ribaltare la situazione, ma incredibile, quindi questo significa che i valori sono molto vicini. Un'ultima cosa, una domanda che mi tormenta da decenni, ma è vero che Paolo Rossi prima di appendere le scarpe a chiodo era stato contattato dal Pescara? No, questo non lo so, può essere, perché una volta non c'erano i contatti diretti con i calciatori ma c'erano con le società, noi non decidevamo dove andare, erano le società di calcio e ti dicevano guarda c'è il Pescara che ti ha richiesto, cosa fai, vuoi andare, ce la facciamo? Per cui erano le società, io su tanti contatti che le mie società, tipo la Juventus, che hanno avuto per cedermi o per darmi altre squadre, no, non li conosco tutti ovviamente, però Pescara rimane una realtà importante, ha una storia anche importante, io contro il Pescara ci ho giocato diverse volte, sia in B che in A, e anche in nazionale ci ho giocato qua una partita, quindi ho dei bei ricordi.